Buongiorno, è fin troppo presto in questa gelida mattina di dicembre, gennaio, sapevo che l'avrei sbagliato. In questa mattina di gennaio sono le 6 del mattino e mi sono svegliato così presto non perché sono un sadico masochista, ma... sadico masochista, è giusto? No, forse ero solo masochista. Comunque, non perché sono un masochista, ma perché oggi insieme a uno degli istruttori della mia sala andremo a Verona, o meglio in provincia di Verona, o in periferia di Verona, non lo so di preciso, mi ha detto Verona da quelle parti lì. Andremo a trovare i colleghi delle sale venete, a tirare un po', a fare un po' di cose. Fa sempre bene trovarsi e fare cose, mi tremano le mani. Devo ancora svegliarmi, già mi tremano le mani. E quindi oggi la giornata andrà più o meno tutta lì. Non conosco bene i piani né niente perché mi è stato detto andiamo? E io ho detto andiamo. Boh, perfetto. Quindi oggi si va a Verona, si fa quello. Domani sarà sempre una giornata dedicata alla scherma. Tra parentesi, oggi è sabato, credo. Sì, perché se domani c'è il torneo che è domenica, oggi è sabato, sì. Ho perso un attimino il conto dei giorni durante queste feste. Comunque, domani sarà domenica, andremo a un torneo organizzato da degli amici che avete già visto su questo canale, quindi non vi spoilerò per adesso, li vedrete domani. E io sto continuando a parlare perché ho un bisogno pazzesco di svegliarmi. Sai che comincerò la giornata con una Red Bull. Comunque, buon anno! Divertente è che questa clip è in tempo reale. Io sono letteralmente appena uscito di casa e la temperatura che state guardando scendere, come potete sentire dalla mia voce e dal rumore della macchina, è in tempo reale. Siamo a meno 5,5 in 200 metri. Bene! E pensare che fino a un anno fa io andavo a lavorare con queste temperature. Bravo Pirla! Siamo al, se lo pronuncio correttamente, Bottagisio Sport Center, che è un centro sportivo da quanto ho capito tipo di proprietà del Chievo Verona o qualcosa del genere. E siamo appena fuori nella periferia di Verona, è veramente un bel centro sportivo, la sala di scherma non è grandissima, è molto carina. La mattinata è passata a fare esami, che è praticamente quello che faremo per tutto il giorno. Io mi sono impegnato un po' a ripassare con i ragazzi che sono qua a fare quattro chiacchiere. Adesso siamo in pausa pranzo e questo pomeriggio sarà dedicato a sempre gli esami, ma cercherò di tirare un po' con i ragazzi e di darci quattro pacche. Vediamo se riesco a farci filmare o a filmare qualcosina. Poi in serata dovremmo, vediamo se riescono gli istruttori a fare una tirata anche loro, a vedere qualche scambio come si deve. E fa freddo. È una giornata veramente molto fredda, adesso sono tipo le 2, 2 e mezza e io sono senza guanti e mi sto congelando le mani, quindi direi che chiudo qua e vado avanti, perché sono tipo comunque forse un paio di gradi sopra lo zero. Sacco di freddo oggi. Eccoci qua, siamo tornati a casa, sono le 10, 10 e mezza, non so sinceramente, qualche ora nella serata. Siamo tornati in patria, come potete vedere nella mia cameretta. Siamo fermati a mangiare una pizza io e Luca, dopo questa lunga e faticosa giornata.
Non sto facendo finta, sono davvero appena rientrato. Mi sto acclimatando. Anzi, aspetta, che attacco internet. Che giornata! Si è divertito un sacco. Sfortunatamente non è poi così comune per noi. Non è poi così comune per noi avere la possibilità di trovarci fra sale, di anche solo fare una tirata, fare una chiacchierata, cosa, perché alla fine anche Verona, che è una delle più vicine a noi, sono 2 ore e mezza di macchina da Udine. E quindi quando si ha queste possibilità di trovarsi, e trovarsi anche con tanti ragazzi, perché erano una quindicina di ragazzi oggi in sala, più l'istruttore loro, Giovanni. Quindi fa piacere trovarsi, parlare, tirare. Ho avuto la possibilità di tirare con un po' dei ragazzi loro. Ho tirato anche con John, con l'istruttore. E mi ha fatto piacere, a distanza di 4 anni, ritirarci e vedere anche i miei cambiamenti, tutto quanto. Ah, è stata una bella giornata costruttiva, mi sono divertito. Gelida, perché mi avete visto stamattina, qua erano meno 11 e mezzo. Verona, sono stati tutto il giorno tipo meno 3. Però la palestra era bella calda, per una volta una palestra calda, c'erano 20 gradi. Ho visto il termostato, c'erano 20 gradi dentro, sa da Dio. Ma anche a Verona, anche fuori, non è che facesse freddo, cioè siamo arrivati là 9:30, 10, più 9:30 che 10, ma siamo usciti che si stava bene, erano tipo meno 4, qualcosa del genere. Oddio, ho già parlato 3 minuti, ma quanto sto diventando logorroico. Va bene, detto questo, niente. Buonanotte. Buongiorno. Sì, mi sono appena svegliato. Devo perdere il vizio di fare video appena sveglio. Comunque, oggi giornatina schermistica, anche oggi andiamo al torneo degli Invicti Lupi. In realtà stamattina non ho granché di interessante da fare, devo stare a montare, fare cose, quindi direi che possiamo saltare direttamente al sodo. Che giornata, che weekend. Sono appena rientrato a casa dal torneo organizzato dagli Invicti Lupi. Torneo intimo con pochi partecipanti, ma molto divertente. Probabilmente dalle immagini, per chi non è esperto del settore, non sarà chiarissimo cosa abbiamo fatto. Di fatto un torneo schermistico, niente esoterico. L'arma che abbiamo utilizzato probabilmente è estranea ai più, è quello che viene chiamato un Dussak. Sono stanco, quindi è meglio che io la smetta di blaterare e per oggi mi decida a darvi la buonanotte. Quindi io qui vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, che teoricamente dovrebbe essere sabato. Sì, suppongo sarà sabato, quindi ci vediamo sabato. Bye!